Posso? Prego, prego. Sera. Buonasera. Ma è da lei 5 sto aspettando in coda là. Sì, è colpa mia? Non è neanche colpa mia. Non più che da voce. Non è colpa mia, dica allora per il lavoro lei. Sì, io sono iscritto qua all'ufficio collocamento da su 3 anni, mi è arrivata la lettera che finalmente siete decisi, volevo dire pure io. Vabbè, siete decisi, no, cioè, boh, cioè... Io mi faccio a modo suo, quelle sono la, quella è la prassi e quel bisogno sì. Nel senso che ognuno vabbè, deve lavorare. È venuto il posto di lavoro. Devo lavorare, sì. E fa ma che ho posto di lavoro sta città. Allora, ecco qua, ecco. Qua c'è un bel posto di panettiere. Panettiere. Panettiere? Sì. A chi? A lei, a voi il posto lì. Il posto dove potete lavorare? Panettiere. Panettiere, panettiere. La gente impazzisce, come panetti tu farei? Cioè, mi hai visto, nel senso che, cioè, panetti... Cioè, ma scusa... Insaputo, voglio dire, un panetti da cielo si alza, guarda, non è... Tutto può essere mio figlio. Ma secondo te, con tutta questa carenza di fatica che stai... quella occa... Io non posso alzarmi alle 2:30 per stare magari alle 3, là. Ho conosciuto alcune persone che facevano i panettieri. C'è un lavoro indescrivibile, non dico che mi sta offendendo, però... No, addirittura offendendo, ma no, non mi faccio non dico che... Ho capito, meno male che non... Però siamo al limite vabbè, della sopportazione. Scusa, sta andando la gente, cortesia, vediamo una cosa. Sicuramente sta qua cadere la cosa. Ecco qua, ecco. C'è solo a dirlo agli amici, poi poi sì. Macellaio? Eh? Macellaio? Dove sta? Come dove sta? Lei sta cercando il lavoro, ho detto ma ce l'hai, l'altra proposta di lavoro. Io? Se va a te, cacci, a me. Ma grazie, cioè, ma... sempre meglio, cioè, ma ce l'hai io. Contento. Ma cioè, mi state scherzando. Cioè, ma ce l'hai la carne, il sangue, taglio, fai, la sensibilità. Cioè, mi vedi, mi vedi? No, io non ti vedo. Cioè, mi vedi a me come macellaio. Cioè, ma lei, cioè, non lo so. Senti, guarda, colleghiamo il cervello con la sì, ma le possibilità non ce ne sono tante. Capito, io non lo so. Ma che cosa, piacere, cioè, io devo fare il macellaio, non lo so. Allora, come se non ci fosse più religione. Ecco, ecco, guarda, se dici no a questo, perché vuoi lavorare, non ce l'hai. Qua devi fare il postino, va bene il postino? Eh? Magari i soldi che prendo poi, tutti nei medicinali, cioè, così capisco a luglio, 15 luglio, 15 agosto, ancora non faccio caso, però io non è che posso andare perché piove, cioè, vedi il motorino, la pioggia. Ma tu sei venuto qua a trovare un impiegato comunale o giobbe, che la pazienza a me sta facendo proprio a... Mi sono iscritto, non ho capito, cioè, perché voi non conoscete le persone, allora sì. Parlate giusto per parlare. E che devo fare? Cioè, una proposta mi ha fatto in maniera opportuna un cristiano. Ah, in opportuno un cristiano, scusa, ti ho detto di fare panettiere, ti ho detto di fare il macellaio, ti ho detto di fare il postino, ma che è proprio quella ad hoc per te. Vabbè, però non è possibile, fa una proposta più opportuna. Aspetta, mi è venuta un'idea, tu ti la vista bene. La vista? Sì. Non è mai la vista. Ti piace il sesso? Alla grande. Oh, e ami viaggiare? Ma sesso e viaggi io proprio... Ho capito, alla allora sei a me. Vidici a fangul, gli utreni e vattino un paese di camerata, mi spacco dopo all'ora, capi? Ci presta stacco a battere con Cristiano Comatti, chi si fa a fare le migliaia? Così, capito?